Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì, è 21 febbraio 2011. Vedete che bella, bella ragazza di Shanghai, guardate che bella che è. Circa l'amore, circa. Circa dell'amore. Si chiama anche il principe azzurro. Perché si dice, adesso c'è un'inchiesta giornalistica di cui vi parlo poi, che anche per le ragazze, le dolci ragazze di Shanghai, dice l'amore si misura in denaro. Ma chissà perché, ma chissà perché. Noi pensavamo che a Shanghai le ragazze cercassero l'amore puro, eterno, eterno, senza collegamenti col denaro, invece no. E guardate che bella, quanto è bella, sta guardando cosa, un fiume, guardate che il mare, guardate che bella ragazza qua, è presa di spalle. E va bene, vediamo un po' di che si tratta, cari amici, vediamo un po' di che si tratta. Questo qua è il quotidiano, il torinese La Stampa, proprio di lunedì 21 febbraio 2011, oggi, eccolo qua l'articolo, vedete che bell'articolo che c'è? E il titolo che dice? Che dice mai il titolo? Le ragazze di Shanghai. L'amore si misura in yuan, ma pensa un po' te. Io pensavo che si potesse andare a Shanghai o in Cina a trovarsi una bella mogliettina indifferente al denaro, invece no, pure là. Fa scandalo il libro che le descrive calcolatrici, ciniche e ossessionate dal denaro. E beh, grande amore al denaro, grande amore al Dio denaro. E il Dio denaro tiene in piedi tutto il patriarcato. E quello è il grande Dio. L'ho sempre detto che le stesse divinità patriarcali, Yahweh, Cristo e Allah, sono tutte e tre figlie del Dio denaro. E che c'è da meravigliarsi? Beh, intanto venite informati che se invece di andare, che so, in Romania per trovare una mogliettina, volete andare un po' più lontano, volete andare in Cina, la musica è sempre la stessa. Le ragazze di Shanghai, l'amore si misura in yuan. Ale, capito? Quante volte vi devo ripetere, cari ragazzi, che le donne non vi sceglieranno per le dimensioni del vostro pene, vi sceglieranno per le dimensioni del vostro portafoglio, quindi lavorare, 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 capito? Accumulare denaro. Ah, che qualche volta ho fatto qualche video mostrando i bronzi di Riace, belli, 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 col pisellino all'aria, e ho osservato, caro bronzo di Riace, si vede tutto di te, ma il portafoglio dove te lo sei messo? Una donna che te guardi ti vede tutto, pure col pisellino di fuori, ma non vede le dimensioni del pisellino, ma non vede le dimensioni del portafoglio, e lo scultore si è dimenticato di rappresentare in maniera scultorea pure le dimensioni del tuo portafoglio, bronzo di Riace. Insomma, gli antichi romani dicevano: Homo, con l'H davanti, Homo sine pecunia, imago mortis. L'uomo senza denaro è l'immagine della morte. Uno può essere un bronzo di Riace quanto gli pare, ma se non c'è denaro, è l'immagine della morte. Le donne non ne vogliono sapere. Non ne vogliono sapere. Ergo, lavorare, 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 capito? Produrre, produrre, incassare il Dio denaro. Ma dov'è? Dov'è la novità? Beh, se non altro si dice che pure le cinesine lo misurano in yuan, l'amore. Se uno pensasse casomai di fare un viaggio più lungo, invece di fermarsi in Romania, nella Transilvania, di andare là, nel Grande Oriente, e sappia che anche là la musica è la stessa. Anche là vale la regola romana: Homo sine pecunia imago mortis. L'uomo senza denaro è l'immagine della morte. Eccolo qua, che roba. Senti, qual è la merce di scambio? Sesso, spesso anche con tipi molto più vecchi e fisicamente poco attraenti, fisicamente poco attraenti, perché basta il fascino del denaro, capito? Quello sì, quello con l'oscuro oggetto del desiderio, l'oscuro oggetto del desiderio è il denaro, cari amici.
Le donne si sono sempre messe con uomini più anziani e meno attraenti per interessi. Da quando il mondo patriarcale è molto patriarcale, perché prima nel mondo matriarcale non c'era mica il denaro, non c'era neanche la proprietà privata, non c'era. Ma senti un po', lo dicono, le donne si sono sempre messe, e l'articolo è di Anne-Marie Evans, che la corrispondenza la fa da Hong Kong, benché si parli delle ragazze di Shanghai, e le donne si sono sempre messe con uomini più anziani e meno attraenti per interessi. Da che mondo è mondo? Capito? Beh, ragazzi, se siete disperati perché ritenete di essere bruttini, ma non preoccupatevi, le donne non guardano il vostro aspetto fisico, guardano l'aspetto fisico del vostro portafoglio. Le donne non guardano le dimensioni del vostro pene, le donne guardano le dimensioni del vostro portafoglio, capito? Cari amici, ricordatevelo, vivete in pace, vivete tranquilli, in patriarcato è così. Se avete la sventura di nascere con poco sex appeal, ma fregatemene, e voi mostrate il vostro portafoglio e vedrete subito che le ragazze vi ameranno. Vi ameranno, questo è l'amore, la forza che smuove le montagne. Ho fatto tanti video sull'amore patriarcale. Quante volte che vi ho detto che l'amore è quella parola che tutto promette e nulla mantiene. Ma c'è un mio video specifico che è intitolato Amore antinteresse. L'amore, l'amore è una truffa. C'è quel bravo regista che è anche attore, un americano, che ha fatto quel film intitolato Tutti dicono I love you. I love you, capito? Però per le ragazze di Shanghai l'amore si misura in yuan. E fa scandalo il libro che le descrive calcolatrici, ciniche e ossessionate dal denaro. Beh, ma è naturale che sia così. Se voi volete una donna per avere un vostro figlio al quale dare il vostro cognome, beh, dovete pagare. Tutto viene mascherato di amore. Ma nella sostanza, se voi volete un figlio, dovete pagare. E chi fabbrica un figlio è la donna. Se lo tiene nel ventre per 9 mesi, poi lo allatta, lo pulisce, lo accudisce per altro tempo. E che volete, che questo lavoro venga fatto gratis per voi? Se voi volete un figlio al quale dare il vostro cognome, beh, dovete pagare. E più le vostre dimensioni del portafoglio sono grandi, e più troverete donne che vi amano e che vi danno dei figli. E questo è il patriarcato, ragazzi. Il patriarcato ha le sue regole. Non c'è da meravigliarsi che le donne si comportino così. Abbiamo fatto la scoperta che i bambini nascono anche con il nostro sperma. Allora le donne dicono: tu vuoi un bambino, io ti fabbrico un bambino? E che devi pagare, caro. Più soldi hai e più io sono contenta di sposarti. Ma è naturale che sia così. Ma che roba, ma che roba, cari amici. Gli uomini si usano, ma è meglio farsi pagare per gli studi che una vacanza di lusso. Oh, cari amici, cari amici. Ah, se non ci fosse questo canale di Serafino Massoni, anzi questa piccola TV di Serafino Massoni che vi apre le menti, ma quanta infelicità per voi. Io invece vi dico: prevenire, prevenire, saperle le cose, saperle in anticipo le cose. E poi ci si può pure avventurare nell'avventura del matrimonio. Ma questo è un grande libro di sapienza e di avviamento al matrimonio. E questo romanzo storico-mitologico, La stirpe del serpente, qua è già detto tutto, cari amici. È già detto tutto, cari. Già detto tutto. Va bene, eccola qua. Vedete, chissà cosa sta facendo questa bella ragazza. Guarda che bella, eh. Non si vede di fronte, si vede di schiena, ma si capisce lo stesso che è una gran bella ragazza. Questa per farvi un figlio, cari amici, ci impiega 9 mesi, non è mica uno scherzo, sapete, 9 mesi, c'è una bella metamorfosi sul piano estetico. E poi ci sono anche i primi anni di vita del bambino, lei ve lo allatta, ve lo pulisce, tutto quanto. Che volete, che questo lavoro ve lo faccia gratis, andiamo. Poi lei stessa preferirà fare i bambini, farli con un uomo ricco, anche se bruttino, piuttosto che farlo con un bronzo di Riace, senza portafoglio. Perché già gli antichi romani lo dicevano: Homo sine pecunia, imago mortis.
L'uomo senza denaro è l'immagine della morte. Va bene, cari amici, grazie a voi che mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.